Una domanda semplice. Lei è del mestiere? Beh, sì, sono del mestiere, sicuramente. Su questo non ho dubbi. Sicuramente sì. Bravissimo. Nel senso, proprio mestiere, mi piace molto usare questa parola, l'ho usata molto anche nel libro. Mestiere come qualcosa che si fa con le mani, che si fa col corpo, che si fa giorno per giorno con l'artigianato. È un vero mestiere. Senta, com'è stato lavorare con Checco Zalone? Grazie per la domanda. Chiudiamo su questo. Signorina Sironi, la dottoressa Sironi. Ieri due ragazzi, quando stavamo andando a mangiare, mi hanno salutato: dottoressa! Sono diventata dottoressa appunto anche senza la laurea, improvvisamente. E beh, su questo potrei raccontare degli episodi, ma non sul film, sul dopo film. Io non mi sarei mai aspettata un esito del genere. Cioè, ero molto spaventata, cioè, mi sono buttata mi sono tuffata nella storia, perché mi sono divertita come non mai a leggere il copione. L'ho trovato esilarante, ho trovato quella coppia esilarante, quindi tra l'altro proprio qui mi hai dato tu il premio per Covado. E quindi non ho avuto dubbi nel farlo, ma ne parlo anche nel comico, in questo ingresso in commedia così, diciamo, in grande stile. Avevo dubbi su quello che poteva essere la mia relazione con una comicità così prorompente e personale come quella di Luca Modici, come quella di Checco Zalone, del personaggio Checco Zalone in campo. Però mi sono messa in ascolto, come una del mestiere, e anche da musicista, ascoltando un musicista che è Luca Medici, e quindi quella comicità così sottile, dico sottile, sembra una bestemmia, ma ha una musicalità molto sottile, e mi ha, insomma, sono stata dietro a quello come... per cercare di mettermi veramente in dialogo con quello, e il risultato poi è stato che questa cattiva, molto spesso mi fanno fare le cattive, non so perché, forse perché sono bionda. Sei milanese. Sono milanese, sono bionda agli occhi azzurri. Questa cattiva che poi io ci ho tenuto molto, parlando con Gennaro Nunziante e con Luca Medici, che si distruggesse, si autodistruggesse, si rompesse, cioè andasse in pezzi alla fine, perché travolta da questo personaggio che non riesce a contenere. E ecco, in questo racconto poi ho avuto l'esito di un, cioè dai bambini agli adulti, trasversalmente, anche le persone più diverse, da Liliana Calani a un bambino di 7 anni, erano estasiati dalla strega cattiva che raccontava, in un certo senso, no? Questa strega cattiva che dopo però si rompe e va in mille pezzi. Quindi è stata una bella esperienza. No.